Vorrei aggiungere un'ultima considerazione che ho appena sfiorato, quella sulla potenza economico-finanziaria della mafia. Ecco, non si è fatto nulla o quasi nulla per contrastarla in questi 10 anni. 10 anni di colpevole inerzia, e do atto al Presidente del Consiglio Amato di averlo riconosciuto per la sua minima parte, naturalmente la parte maggiore spetta ai governi che l'hanno preceduto. Per anni i magistrati si sono battuti chiedendo che con l'aiuto della Banca d'Italia i magistrati venissero dotati di un efficiente sistema di banca dati che potesse consentire il controllo sui flussi finanziari da e per l'estero e un controllo adeguato su tutte le società finanziarie sorte soprattutto in Sicilia negli ultimi tempi e che sono sicuramente per il 70% in mano mafiosa. Questo aiuto ci è sempre stato negato. La Banca d'Italia ha la sua parte di responsabilità. Si è sempre rifiutata a darci questo aiuto dicendo, trincerandosi dietro la scusa puerile, che la Banca d'Italia non è tenuta a svolgere compiti di polizia giudiziaria. La verità non lo so quale sia. So che anche la stessa Banca d'Italia, 3 o 4 mesi fa, quando si è accorta che l'economia drogata, tra virgolette, proprio in tutti i sensi, della mafia stava corrodendo alla base, come sta corrodendo anche l'economia nazionale, perché è inevitabile che sia così, che è un confronto impari, allora è corsa ai ripari e sembra abbia in mente finalmente, ma sono passati 10 anni, di collaborare con l'autorità giudiziaria nel controllo di questi flussi finanziari e di queste società finanziarie. In questi 10 anni però la mafia è diventata veramente un grosso impero finanziario. Ed ora sarà veramente difficile aggredirlo. 2 anni fa, Giovanni, parlando in Germania alla Bundeskriminalhauptstadt di Wiesbaden, sottolineava proprio questo. Anzitutto metteva in guardia i tedeschi e la loro altezzosità di fronte a questo fenomeno, il loro distacco, ma ora credo che si stiano ricredendo perché si ritrovano la mafia in casa. Li metteva in guardia proprio contro questa possibilità di esportazione del modello mafioso in tutti i paesi d'Europa, cosa che ora sta avvenendo. Giovanni Falcone è sempre stato qualche passo dinanzi, avanti a noi, ha sempre guardato più in là di noi. E concludeva invocando qualcosa che è necessario e per cui io spero, se deciderò di accettare questo incarico che mi è stato offerto, spero di battermi con tutte le forze. Siano condivise da tutti i responsabili, in basso e in alto. Vanno quindi incoraggiati coloro che si mettono a disposizione per aiutare e tradurre in realtà quello che è l'auspicio di tutte le persone che vogliono continuare a sperare in un futuro democratico.